Buonasera, benvenuti al TG della 7, all'anticipazione del nostro telegiornale. Molte oggi notizie dall'Italia e dal mondo, ma inizieremo parlandovi della situazione, la situazione molto tesa che c'è in Egitto, dove un colpo di Stato, lo sapete, l'altro ieri ha deposto il presidente che era stato comunque democraticamente eletto. Perché? Perché oggi era comunque il giorno delle manifestazioni in appoggio del presidente, che comunque ha gli arresti tenuto prigioniero in una località segreta, e qualcosa è andato storto perché sono scoppiati gli incidenti e quindi a Luxor morto, a il Cairo pare ci siano 3 vittime, la conferma ufficiale ancora non è arrivata, mentre in questo momento la situazione è particolarmente calda ad Alessandria, dove ci sono in corso scontri, dove l'esercito starebbe usando per dividere i manifestanti pro e contro Morsi i tank, i carri armati. Questo tutto nel giorno in cui peraltro il neo presidente ad interim ha chiuso, ha bloccato il Parlamento. E molte altre le notizie da questo fronte lo vedremo in apertura del nostro regionale, ma ci sono notizie molto importanti anche per quanto riguarda l'Italia. Allora, tenere banco, lo sapete, c'è ancora il dibattito sull'IVA e sull'IMO, cioè sulla possibilità di abrogare l'IMO o l'IVA. Un dibattito comunque sempre teso, con il Presidente del Consiglio Letta che ha detto non ci sono comunque le risorse, questa sua affermazione evidentemente incoraggiata anche da quello che ha detto il Fondo Monetario Internazionale, un monito arrivato dall'FMI che in sostanza ha detto dovete stare attenti perché non ci sono appunto le risorse necessarie. Un monito, quello del Fondo Monetario Internazionale, che ha fatto imbestialire il PDL. Vedremo. E poi parleremo delle province. Lo sappiamo, se ne parla da 30 anni, cioè della possibilità di abolirle, tutti si dicono d'accordo, poi però di fatto non succede nulla. Ebbene, questa mattina il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale che ha appunto approvato l'abolizione delle province, dopo che la Consulta, lo ricordiamo, aveva bocciato quello precedente per decreto che era stato portato avanti dal precedente governo. Arrivano però le proteste, in questo caso di chi? Dell'Unione delle Province, che affermano sì, a causa della crisi, per risparmiare tagliate le province, ma nessuno mai taglia il numero dei parlamentari. E questo ci porta ancora a parlare ai numeri. I numeri della crisi, argomento di cui parleremo. D'altronde non passa giorno senza che qualche istituto nazionale, internazionale non ci ricordi i problemi del nostro paese. Questa volta è peraltro l'Istat che ci fa vedere, lo vedremo insieme, quanto grave sia la situazione e come si siano drasticamente abbassati i consumi degli italiani, mai così bassi da 15 anni a questa parte. Molte altre notizie, ma veniamo subito alla lettura dei titoli del nostro telegiornale. A 2 giorni dal colpo di Stato militare, giornata ad altissima tensione in Egitto per le manifestazioni dei sostenitori del deposto presidente Morsi a El Cairo, scontri fra esercito e dimostranti islamisti, voci non confermate parlano di 3 morti. Siamo pronti al martirio, dice la guida spirituale dei fratelli musulmani. Il presidente provvisorio ha sciolto intanto il Parlamento. L'IMU agita la maggioranza. Dopo la raccomandazione del Fondo Monetario Internazionale di non cancellare la tassa sulla casa, sull'IMU non accetteremo i consigli del Fondo Monetario Internazionale, dice Alfano, ma dal partito è un pressing, abolizione o ne trarremo le conseguenze. Letta ripete l'impegno a modificare la tassa. E anche il presidente Letta prova ad abolire le province. Via libera del governo in un disegno di legge in soli 3 articoli che dovrà cancellare queste realtà amministrative dalla Costituzione. Sulla carta è un iter lungo, ma il presidente del Consiglio si appella al Parlamento e dice bisogna fare presto. I consumi degli italiani nella stretta della crisi. L'Istat rileva nel 2010 una decisa contrazione delle spese generali, meno 2,8%, il dato peggiore dal 1997, e più del 60% delle famiglie risparmia anche sul cibo, riducendo quantità o almeno qualità. Ma le gelate riguarda tutte le spese. Sul debito pubblico in Europa siamo ormai secondi solo alla disastrata Grecia. Fibrillazioni nel Partito Democratico dopo le polemiche a distanza fra Matteo Renzi e i big del partito. Non esiste un rischio scissione, normale dialettica, dice il segretario Epifani che cerca di gettare acqua sul fuoco in vista del congresso. Il sindaco di Firenze replica, basta parlare di correnti e correntine. Allora, buonasera, benvenuti al TG della 7. Lo dicevamo nell'anteprima del nostro telegiornale, apriamo con la situazione, una situazione estremamente delicata, estremamente tesa
in questo momento in Egitto, dove, lo ricordiamo, 2 giorni fa è stato destituito con un colpo di Stato militare, sebbene incruente, il presidente democraticamente eletto Mursi. Ebbene, qualcosa, diciamo, è andato storto. Scontri al Cairo con 3 morti, anche se la notizia deve essere confermata ufficialmente, scontri a Luxor, 1 morto, e situazione particolarmente tesa in questo momento ad Alessandria, dove l'esercito è stato costretto ad intervenire per separare le varie fazioni. E in questo momento al Cairo la situazione è particolarmente delicata, perché i manifestanti che appoggiano Mursi si stanno muovendo sul lungo Nilo e stanno marciando, per così dire, verso la televisione di Stato, che peraltro si trova a, esattamente, li vedete proprio in questo momento, mentre si stanno avvicinando lentamente verso la televisione di Stato. Tenete presente che questo edificio si trova esattamente a 1 chilometro da piazza Tahrir, cioè da quella piazza dove in questo momento sono radunate migliaia di persone che appoggiano invece il colpo di Stato dei militari che ha destituito appunto il presidente Mursi. Questa è la situazione in questo momento, ma vediamo come era iniziata la giornata nel racconto del nostro inviato al Cairo. Era annunciato come il venerdì della vendetta islamica, controllato di forza dai militari che ha deposto il presidente Mohamed Mursi. Poteva andare peggio, molto peggio. Sono solo 3 le vittime al Cairo, 1/4 è segnalata da Luxor, ma l'esercito non ammette nulla. Il tentativo di un centinaio di fratelli musulmani di assaltare la caserma della guardia presidenziale, dove si presumeva fosse rinchiuso l'ex presidente deposto, viene prontamente archiviato. L'esercito ha chiuso l'area dello scontro dopo aver disperso gli assalitori. Passa 1 ora e i fratelli musulmani, il cui capo Badieh, ha parlato dal palco del Cairo smentendo di essere stato arrestato e chiedendo di sostenere ancora Mohamed Mursi, apprendono che un decreto del neopresidente Mansour ha sciolto il Parlamento e cambiato i vertici dei servizi segreti. Mantengono fede allora all'impegno preso e tornano in strada. Ed eccola la risposta del popolo di Mohamed Mursi, che non si rassegna alla decisione dei militari di estrometterlo dal potere. Partiti dalla moschea sono circa 30.000 persone. Uno di loro ci ha detto poco fa: proveremo a raggiungere piazza Tahrir, ipotesi abbastanza improbabile. Tra questa gente c'è Basim Huda, ex ministro del governo islamico del presidente Mursi. Smentisce che il corteo punti sulla piazza dei ribelli. Dice: non vogliamo più scontri, non vogliamo altro sangue, abbiamo solo bisogno di Mursi presidente. Ci spostiamo a Tahrir, qui la festa è una cosa diversa ogni giorno. C'è musica, ci sono sorrisi, c'è l'Egitto giovane e anziano che vuole ancora crescere. Gli elicotteri da combattimento che volano sulla piazza raccolgono più urla di approvazione che fischi. Proteggono la piazza piena di gente. A questa gente in queste ore, sapere che c'è chi prevede per l'Egitto la bancarotta entro 6 mesi, non importa davvero nulla. Questa è la situazione. Vi avevamo peraltro parlato di 3 morti possibili al Cairo, è arrivato un aggiornamento di notizie, un'altra persona è stata uccisa nei pressi dell'università, si attendono le conferme ufficiali, sono fonti della sicurezza, quindi le vittime al Cairo oggi sarebbero 4. Lasciamo per un momento, vedremo magari nel corso del telegiornale se dovremo ritornarci sopra, e vediamo le notizie che arrivano dall'Italia, dove a tenere banco in queste settimane, lo dicevamo prima, è ancora il dibattito su IMU e IVA, ma è proprio sulla tassazione, la tassazione degli immobili, che lo stallo è più difficile da sbloccare, soprattutto dopo il monito del Fondo Monetario Internazionale sulla necessità di mantenere invece l'imposta della casa, non fosse altro che per ragioni di equilibrio ed efficienza, affermazione che però provoca la dura reazione del PDL. Faremo una riforma che supererà l'IMU così com'è. Andiamo avanti su quella strada. Enrico Letta ha pesato con cura le parole, poche, da spendere in conferenza stampa sulla bocciatura dell'IMU da parte del Fondo Monetario Internazionale. Meno di 3 righe in un rapporto presentato ieri al ministro Saccomanni, molto urticanti per il PDL impegnato nella crociata contro la tassa sulla prima casa. È già pronto dal pomeriggio di ieri a far piovere orgoglio nazionale e indignazione per la limitazione della sovranità. Così ecco l'espressione scelta dal Premier, superamento che poi somiglia molto a quella già utilizzata a rimodulazione. Il problema è, resta la copertura, difficile da trovare, come ha detto fin dal primo momento del braccio di ferro con Renato Brunetta e il ministro Saccomanni, da 4 a 8 miliardi che vanno ad aggiungersi ad altre spese. La strategia di Letta punta a riscrivere la tassa sulla casa in un gioco di accorpamenti, appunto rimodulazioni della TARES e di altre imposte locali, per non lacerare la corda della maggioranza e non fornire argomenti alla diffidenza internazionale, che teme un'Italia tentata da nuovi aumenti
aumenti della spesa a fronte della chiusura della procedura di infrazione e incoraggiata dalle correnti di pensiero anti-austerity. Un'operazione non facile, quella del Premier, sulla quale ottenere il consenso del partito di Berlusconi. Cabina di regia prevista per il 18 luglio. I commenti del PDL anche oggi non sono incoraggianti. Un tweet di Angelino Alfano, durissimo, dice chiaro e tondo che i consigli del Fondo Monetario Internazionale non li accetteremo, ricevendo encomi dal resto del partito. Non cambiamo idea su IMU e IVA, si arrocca il capogruppo Renato Schifani, ma la reazione del PD è di segno opposto. Il richiamo del Fondo Monetario non deve essere sottovalutato, afferma in una nota il capogruppo del PD Zanda. Bene rispettare le promesse di una riforma complessiva è la linea, ma l'Italia deve essere seria e credibile nel risanamento. Stessa freddezza dal vice ministro Fassina, che non ha mai ritenuto prioritaria l'abolizione della tassa sulla prima casa. Epifani aggiunge che la soluzione deve comunque essere coerente con il programma di governo e Casini cerca la mediazione, ascoltare il Fondo Monetario ma senza privarsi del diritto di decidere, dice Dal Piemonte. E intanto trova posto nell'affollata agenda di Letta, fra incontri con esponenti di spicco dell'Unione Europea e gestione della maggioranza anomala, un'altra riunione di maggioranza, mercoledì 10, perché di una cosa è sicuro Letta, questo è il momento della collegialità, delle cabine di regia, della divisione degli oneri, dei rammendi e perfino dei ricami, non certo degli strappi. Ecco, intanto il governo va avanti sulla strada delle riforme. Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale per l'abolizione delle province, dopo che la Consulta aveva bocciato quello per decreto presentato dal precedente governo. Il Presidente del Consiglio Letta ha chiesto che il Parlamento ora approvi presto il provvedimento. Vediamo. Abrogando il termine province dalla Costituzione, da tutti gli articoli della Costituzione che menzionano la parola province, questa cosa possa consentire oggi, ovviamente sperando che il Parlamento lo approvi nel più rapido tempo possibile, di andare al superamento vero, senza che il mantenimento della norma costituzionale del termine provincia in Costituzione renda vano qualunque altro tipo di intervento. Bocciato dalla Corte Costituzionale, che ha detto no alla forma decreto elaborata dal governo Monti, il progetto, l'eterno progetto taglio delle province, riparte il giorno dopo in Consiglio dei Ministri come schema, così come annunciato in conferenza stampa da Enrico Letta. E per ripartire, stavolta il Presidente del Consiglio alza il tiro, un disegno di legge di 3 soli articoli, capace di fare una vera e propria tabula rasa, cancellando addirittura la parola dalla Costituzione. Compito quanto mai complicato, considerando gli sforzi, le battaglie, gli annunci e anche le aspettative che finora l'argomento province è stato capace di suscitare. Difficoltà di cui Letta sembra peraltro consapevole, visto che il disegno di legge ora annunciato avrà bisogno di una legge vera e propria che ripartisca le funzioni oggi affidate alle province, i cui lavoratori, precisa Letta, saranno salvaguardati. Per superare una fase transitoria che si annuncia quanto mai complessa, la corsia deve essere proprio di emergenza, a costo, aggiunge sempre Letta, di passare per la Commissione Affari Costituzionali senza utilizzare la Commissione dei 42 saggi messa in piedi per le riforme. Si è perso fin troppo tempo, dice, non si può perdere altro tempo. Ma subito a complicare sul nascere la vita di un atto governativo che, secondo Quagliariello, consentirebbe di uscire da un policentrismo anarchico, si fa sentire la voce di Antonio Saitta, il presidente dell'Unione delle Province. Se il governo crede che l'abolizione delle province, dice, possa servire a nascondere le vere emergenze, davvero non conosce il paese. Gli italiani non si faranno abbindolare dalla solita mossa della politica che annuncia che tutto cambierà per non risolvere nulla. Ecco, ma la crisi, come sappiamo, continua a mordere. I primi a farne le spese sono naturalmente le famiglie, i nuclei familiari, i cui consumi, rivela oggi l'Istat, il nostro istituto di statistica, si sono drasticamente ridotti, mentre il livello della nostra tassazione continua a salire e purtroppo sale anche il debito pubblico. Il nostro in Europa è secondo solo alla tanto disastrata Grecia. I consumi degli italiani si riducono ai minimi termini. Lo impone la crisi, in particolare l'aumento del numero dei disoccupati, ormai ce n'è uno in molte famiglie, e dei balzelli fiscali resi dallo Stato via via più onerosi. Ed eccoli i dati sui consumi diffusi oggi dall'Istat. Nel 2012 la spesa media mensile per famiglia è scesa a quota 2.419 euro, cioè il 2,8% in meno rispetto all'anno precedente. È il peggior tonfo dal 1997, da quando cioè l'Istituto di Statistica Nazionale ha iniziato le rilevazioni per serie storiche, come dire da sempre.
A subire un grave tracollo sono scarpe e abbigliamento, mentre resta praticamente stabile la spesa alimentare, 468 euro medi al mese contro i 477 del 2011. Chi va al supermercato dunque sta attento ai prezzi e taglia quantità e qualità. Non a caso il numero di coloro che si rivolgono all'hard discount sale di quasi 2 punti percentuali. Insomma, le famiglie sono costrette a cambiare tenore di vita. In particolare quelle più agiate e quelle con figli a carico. La linea tra chi può spendere di più e chi deve spendere di meno si abbassa. Ora solo la metà degli italiani può sborsare più di 2.078 euro al mese. Domani sarà l'avvio dei saldi a misurare la capacità di spesa degli italiani. Secondo le stime di Confcommercio non supererà i 100 euro medi a persona. Ma dietro il crollo dei consumi, lo abbiamo già accennato, c'è l'aumento della pressione fiscale. Più 1,4% in un anno, secondo Banca Italia. Ai cittadini onesti l'erario spilla quindi il 44% del prodotto interno lordo. Ad avere tasse più esose di noi, nell'eurozona, sono solo i belgi, 47,1% del prodotto interno lordo, i francesi, 46,9%, e gli austriaci, 44,2%. Per Banca Italia, però, un altro dato ci differenzia dal resto dell'Unione Europea. Si chiama debito pubblico ed è secondo solo a quello della Grecia. Ma mentre nella Repubblica Ellenica nell'ultimo anno l'importo è sceso, in Italia è salito di ben 7 punti, raggiungendo il 127% del prodotto interno lordo. Vale la pena di ricordare, senza fare alcun paragone, che la Grecia, anche prima di raggiungere questo livello di debito, aveva chiesto aiuto all'Europa. Veniamo ora al Partito Democratico e alla sua marcia, come dire, di avvicinamento verso il Congresso. Renzi ancora non ha sciolto le sue riserve su una sua candidatura o meno alla segreteria. La polemica a questo punto fra renziani e parte del PD si fa rovente, al punto che oggi è intervenuto anche il segretario Epifani smentendo il rischio di spaccatura nel partito. Ho trovato esagerati molti titoli e molti commenti sui giornali. C'è una discussione interna perché siamo un partito vero, partito non personale, e nei partiti non personali c'è una discussione trasparente alla luce del sole. Non c'è nessun rischio per la tenuta unitaria del Partito Democratico. Il segretario allontana con decisione lo spettro di una scissione del partito, diviso tra renziani e antirenziani. In realtà, a far aleggiare lo spettro di una spaccatura, ieri in un convegno che ha visto riunito praticamente tutto il partito, tranne l'ala che fa capo al sindaco di Firenze, era stato Dario Franceschini. Ma l'intento del ministro era quello di mettere in guardia contro il ritorno di antiche divisioni, tanto più che l'appuntamento di ieri, nonostante le smentite dei partecipanti, sembrava la rappresentazione plastica di una larga alleanza contro Renzi, che da parte sua non aveva certo risparmiato critiche all'iniziativa, alimentando anche un duro scontro a distanza con un big come Massimo D'Alema e aumentando così la sensazione di due partiti in campo e non solo per una questione di regole congressuali. Renzi, lo incontrerò presto, parlo con tutti, anche con lui, l'annuncio di Epifani, che raccoglie così il consiglio di Franceschini, il cui obiettivo, pienamente condiviso dal gruppo dirigente democratico, è tenere il governo Letta al riparo dalla contesa per la segreteria del PD. Per questo, meglio tenere separati i ruoli di segretario e di candidato premier, come spiega il governatore della Toscana Enrico Rossi, uno dei meno teneri con Renzi. Si potrebbe tranquillamente candidare Renzi alla premiership, alla presidenza del Consiglio, quando ci saranno le elezioni, e credo trovare un buon segretario che si dedica a fare questo per 4 anni. Ma Renzi non ha intenzione di rimanere fuori dai giochi. Con un nuovo segretario eletto a Palazzo Chigi, il suo turno rischia di non arrivare mai. Non vorrei che a forza di parlare di rottamazione venga rottamato io, scherza, ma non troppo il sindaco, che sull'incontro con Epifani è gelido. Al segretario del mio partito non ho da dirgli niente, lo ascolto volentieri, ma non voglio rompergli le scatole. Lui ha un compito, convocare il congresso entro il 7 novembre. Ecco, e a proposito della sua candidatura, poco fa Renzi, Matteo Renzi, ha affermato: deciderò cosa fare quando il segretario Epifani dirà quali sono le regole, perché se sono primarie aperte, ha affermato Renzi, è un film, se sono solo per gli iscritti è un altro film. Poi ha aggiunto: se non prendi i voti del centrodestra alla fine perdi le elezioni e ti tocca prendere invece i voti di Brunetta e Schifani.
Veniamo ora ai processi che vedono comunque il coinvolgimento, sia pure per altri motivi, di Berlusconi. Parliamo del Ruby Bis, ultima udienza oggi a Milano, prima della sentenza prevista a fine mese, nel processo che vede imputati Emilio Fede, Lele Mora e Nicole Minetti, ed è sul destino giudiziario dell'ex consigliere regionale che si giocano ora le ultime carte della difesa. Sentiamo. Assolvete la Minetti. Il Rubygate è un processo politico e mediatico che ha ghettizzato tutte le ragazze di Arcore passandole per belle di notte. Nicole ha avuto una relazione d'amore forse non del tutto sincera con Berlusconi, ma il matrimonio di interesse non è una colpa. A Villa San Martino ha fatto solo degli spettacoli tipo bagaglino e in fondo è una soubrette. A Ruby Bis è l'ultima udienza prima della sentenza. Ci sono le arringhe degli avvocati di Nicole Minetti. Lei non si è presentata, ha pubblicato su Instagram una foto stile Minetti. Era già andata davanti al tribunale un mese fa per una dichiarazione spontanea in cui aveva detto: con Silvio è stato amore vero, non ho fatto niente di male. La procura ha chiesto per l'ex consigliera regionale del PDL, come per Mora e Fede, 7 anni di carcere. Per i pubblici ministeri la Minetti era Lady Olgettina, una maîtresse moderna che provvedeva alla logistica delle papi girls e le briffava, come si sente nella famosa intercettazione con la vecchia amica di Rimini, Melania Tumini. Quando dice la famosa frase, ne vedrai di ogni, vedrai ragazze di ogni tipo, in realtà le dice, guarda, c'è una cena che può essere, se vuoi, anche un po' spinta, se ti va di partecipare partecipa, ma anche qui di attività induttiva, di attività che possa portare a una prostituzione non c'è traccia. Ma quando la Minetti dice io faccio quello che faccio in quella telefonata, cosa fa? La suora sexy, la prostituta, la fidanzata di Berlusconi, la maîtresse come dice la procura? Facevo i suoi balletti e recitavo i suoi balletti, del resto è sempre stata una soubrette, ballava anche a Colorado, fa quello che fa di solito, balla. Il finale è in salita dopo la condanna di Berlusconi a 7 anni. La Minetti ha cambiato 3 volte avvocati. Prima aveva Daria Pesce, silurata dopo le uscite in TV da Lerner e Santoro. Poi il principe del foro, Pier Maria Corso, che aveva mostrato alla corte la foto di un bacio saffico. Adesso la difende un legale di Rimini, Paolo Righi, insieme a un collega di Milano, Pasquale Pantano. Contestano la procura. La pubblica accusa è un tritacarne. Ha chiesto per tutti gli imputati la stessa pena. La Minetti con Rubi non c'entra niente, non l'ha portata lei ad Arcore. La sentenza il 19 luglio. Allora, vi ricordate sicuramente del caso dei nostri fucilieri di marina, accusati di aver ucciso dei marinai in India. Ebbene, sono ancora bloccati in quel paese in attesa del processo. E allora, oggi il governo ha deciso di riprendere in mano l'iniziativa per arrivare ad una rapida soluzione del caso. Vediamo allora che cosa è stato deciso. Il tempo passa, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone dall'aprile scorso sono di nuovo bloccati in India in attesa di conoscere il loro destino. I due fucilieri del battaglione San Marco, accusati per la morte di 2 pescatori, vorrebbero in primo luogo sapere quando potranno essere giudicati. L'obiettivo del governo italiano è ottenere un processo equo, ma prima di tutto sbloccare la situazione che rischia di ritardare l'avvio del processo a dopo l'estate. Intensificheremo con determinazione e fiducia le azioni intraprese, si legge in una nota diffusa al termine di una riunione presieduta oggi a Palazzo Chigi dal Premier Letta con i ministri competenti di Esteri, Difesa e Giustizia. Un vertice a cui hanno partecipato l'inviato della Farnesina, Staffan de Mistura, e l'ambasciatore italiano in India, Daniele Mancini, convocato per fare il punto su un caso diplomatico che dopo 1 anno e mezzo appare ancora lontano da una soluzione. Lo stallo nelle indagini di fatto continua a ritardare l'avvio del processo che si terrà in un tribunale speciale con un giudice monocratico già nominato, ma che si aprirà a Nuova Delhi solo quando la Polizia federale avrà terminato le indagini. Gli inquirenti dell'Agenzia di Investigazione Indiana vorrebbero interrogare a Nuova Delhi gli altri 4 militari italiani componenti del nucleo di protezione che oltre alla Torre e Girone si trovavano a bordo della petroliera Enrica Lexi al momento dell'incidente il 15 febbraio del 2012. Un'ipotesi a cui l'Italia, un po' per principio, un po' perché la giudica troppo rischiosa, si oppone. In alternativa propone che l'audizione dei 4 sottufficiali si svolga in videoconferenza o che al limite possano rispondere per iscritto alle domande. Nel tentativo di sbloccare l'impasse, Staffan de Mistura, il diplomatico che per la Farnesina segue la vicenda sin dall'inizio, si prepara a tornare martedì prossimo in India. Ripeterà la posizione italiana, ottenere un processo rapido in cui siano riconosciuti i diritti della difesa, dimostrare l'innocenza dei militari, arrivare il prima possibile ad una sentenza che anche in caso di condanna faccia scontare alla Torre Girone la pena nel nostro paese.
Si è conclusa oggi l'operazione di rafforzamento patrimoniale del gruppo RCS. In borsa è passato di mano il 24% del capitale. Diego Della Valle porta a casa l'8,81% dell'editore del Corsera. Martedì prossimo ci sarà l'asta finale. Succede solo nel caso delle più grandi partite in borsa che in una giornata si possa scambiare un quarto del capitale di una grande società. E oggi è successo con RCS, basta guardare un grafico, il saliscendi delle grandi occasioni testimonia che quanti si contendono le fette del potere editoriale più tradizionale del nostro paese hanno fatto man bassa, volumi altissimi, prezzi fermi. Non che questo significa ci sia un accordo, ma qualcosa c'è. Enrico Cucchiani, amministratore delegato di Intesa San Paolo, dice di non credere alla guerra e ride dicendo di sentirsi un figlio dei fiori. Fino a ieri, obiettivamente, per chi la vede terra terra, sembrava guerra. Nella RCS si diventa primi azionisti con il 20% delle azioni, pare, e il 20 aveva detto di volere il CAN, leggi famiglia Agnelli e anche Fiat, una riconversione dopo anni di focalizzazione sui business delle auto che ora si vendono poco. Ma 20% è anche l'obiettivo dichiarato ieri da Della Valle, se va bene il piano, se riesce a raccogliere l'inoptato, cioè i diritti che nessuno ha fatto valere nell'aumento di capitale. Tanti se, ma l'ironia in un banchiere qualcosa significa sempre, soprattutto se la banca è Intesa San Paolo, una delle custodi dell'aumento di capitale e soprattutto delle sue rimanenze, cioè del fatidico inoptato, parola astrusa dietro la quale si nasconde la vera partita. Fin qui tutti hanno fatto il loro dovere aderendo alla ricapitalizzazione. La Pirelli, per dire, ha mantenuto il suo 5% e più, Edison l'1, Intesa il 5, Della Valle ha garantito il suo quasi 9%. Ma il fatto è che martedì andranno all'asta e, chiamiamoli così, titoli che non hanno più un padrone. Conquistarli, sempre ammesso che vengano ceduti, apre la porta ai gradini più alti dell'azionariato del secondo gruppo nazionale dell'editoria, nella morsa di un piano di ristrutturazione pesante e contestato, ma ai tempi della crisi capita. Fiat sconta la vittoria Della Valle, insomma, dopo anni di dissidenza si è messo in mezzo, sfidandola, anche perché dettaglio è liquido, cioè ci mette i soldi. Comunque il perché ci si litighi la proprietà del giornale, storicamente legato alla borghesia illuminata del paese, porta ben oltre i bilanci e porta dritta a quella tradizione che vuole nel Corriere della Sera tanti azionisti che comandano stretti in un patto. Ma tanti, per non dire tutti, vuol dire nessuno in fondo. Chi vince le battaglie per il Corriere non lo fa mai gridando, il potere è vero se resta felpato. Ecco perché l'alzata dei toni stavolta ha fatto pensare molto. Per ora è un cambio di stile, martedì si capirà se cambia pure il resto. Lo scandalo spionistico del Datagate sta assumendo ormai rilievo mondiale, roba da manuali, come dire, di geopolitica. Oggi coinvolge anche la Bolivia con il presidente Evo Morales che minaccia di chiudere l'ambasciata statunitense a La Paz. Sentiamo che cosa è successo. Ve la ricordate questa ragazza? Si chiama Anna Chapman, diventata famosa nel 2010 quando si scoprì che sotto le spoglie di un agente immobiliare di New York c'era una spia russa, respedita in fretta e furia dal governo americano a Mosca in uno scambio di prigionieri da guerra fredda. Ecco, la 31enne spia starebbe diventando la signora Snowden, secondo i quotidiani russi. E l'uomo più ricercato del mondo avrebbe già detto sì alla sua proposta. Il tutto concordato via Twitter. Si tratta, come spesso accade in questi casi, di una bufala che ha fatto però il giro del mondo. È il lato leggero di una faccenda che continua a imbarazzare gli Stati Uniti. Manuel Barroso, da Vilnius, cerca di distendere i toni. Le trattative per l'accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Europa inizieranno come previsto lunedì prossimo. Ma in Germania la cancelliera tedesca Angela Merkel è costretta a tranquillizzare la stampa nazionale. La guerra fredda è finita. Se confermate le notizie sul Datagate, sarebbe un fatto grave sul quale dovrebbe intervenire, ricordando che tra i suoi compiti c'è anche quello di difendere la sfera privata dei cittadini. Anche dall'Italia il ministro Emma Bonino, se conferma che non concederemo asilo a Snowden perché non ci sono i presupposti giuridici e politici, al contempo chiede agli USA chiarimenti perché è in gioco la fiducia fra gli alleati. Dalla Spagna invece arriva la risposta secca alla richiesta di scuse mossa dagli alleati della Bolivia, Argentina, Ecuador, Venezuela e Colombia. La Spagna non ha alcun motivo di scusarsi con il presidente boliviano Evo Morales perché lo spazio aereo non è mai stato chiuso, ha detto il ministro degli esteri Manuel García Margallo, che ha continuato. È bastata la parola del presidente per non adottare alcun provvedimento. Intanto Morales rilancia e dopo aver minacciato di chiudere l'ambasciata di Washington evoca la chiusura, se necessario, dell'ambasciata degli Stati Uniti a La Paz. Non ne abbiamo bisogno, ha affermato.
La luce della fede illumina la vita, così si legge nell'enciclica Lumen Fidei, un testo che porta la firma di Papa Francesco, ma da cui si evince, si capisce, come dire, in controluce anche l'apporto del Papa Emerito Benedetto XVI. Ma oggi è stato anche il giorno in cui il Papa ha firmato i decreti per la canonizzazione di Giovanni Paolo XXIII e di Giovanni Paolo II, che saranno dunque proclamati santi entro la fine dell'anno. Sono di nuovo insieme i due papi, in pubblico, a favore di telecamera, affettuosi l'uno verso l'altro, non a caso. Perché oggi, per la prima volta dalla Città del Vaticano, esce un'enciclica, la Lumen Fidei, frutto del lavoro di entrambi, anche se a firmarla, ovviamente, è solo Papa Francesco. Appena 4 mesi dopo la sua elezione, un tempo brevissimo, ma per riuscirci, si è avvalso di una prima stesura praticamente già completata da Benedetto XVI. Eppure, scorrendo le 82 pagine della versione italiana, ad esempio, non è facile dire quale sia la mano dell'uno e quale quella dell'altro. Esercizio tutto sommato forse anche sterile, perché ciò che conta è anzi vedere come nella riflessione dei pontefici la ragione si intrecci con la fede, la renda una luce da seguire, non fatto privato ma pubblico nel mondo. Anche se, si sottolinea, la fede non è certo arrogante, non si impone, non è consolatoria, pur essendo strettamente legata alla speranza e alla capacità di diventare futuro. 4 capitoli che coinvolgono e criticano anche pensatori come Nietzsche o Dostoevsky, che analizzano i sacramenti e il ruolo dei cristiani. Un ponte, o se preferite, un passaggio di testimone fra il Papa Emerito e il Papa, alle prese ancora con una curia scossa da scandali e tensioni, mentre, sempre dal Vaticano, arriva la decisione di proclamare finalmente santi due papi che già da tempo sono considerati tali, almeno a livello popolare. Karol Wojtyła, Giovanni Paolo II, per cui già il giorno dei funerali la folla di Piazza San Pietro pregava santo subito, e Papa Roncalli, quel Giovanni XXIII che rimarrà per sempre il Papa buono. La data non è ancora stata decisa, ma potrebbe essere il prossimo 8 di dicembre. Allora, Susanna Camusso e Sergio Rizzo sono gli ospiti di In Onda Estate, subito dopo il telegiornale, ma ora facciamo una breve pausa. E allora è tutto per il nostro telegiornale, la linea subito va a In Onda Estate, arrivederci.